Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo. Volevo cominciare un po' spiegandovi perché siamo qui proprio noi due. Io perché mi sono occupata recentemente per conto di una rivista scientifica di una revisione della letteratura sull'argomento sessi e cervello. E il dottor Massimo Corbo perché è un urologo di grande esperienza e conoscenza delle neuroscienze e anche di quelle di quegli studi farmacologici sperimentali che fra l'altro, come vedremo nel corso della chiacchierata, oggi tendono a richiedere un'attenzione anche sesso specifica. Siamo qui per parlare della mente di genere e io credo, Massimo, che sia molto importante ai fini della nostra chiacchierata successiva chiarire bene che differenza c'è tra sesso e genere, perché sono due termini che io credo che molti di noi usino anche come sinonimi, ma non è del tutto così. Ci vuoi chiarire un po' le mie cose? Certo, buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Vediamo se alla fine vi darò delle buone chance per le vostre argomentazioni. È importantissimo quello che mi chiedi, Renata, perché effettivamente vanno puntualizzati due termini. Diciamo che il termine sesso è un termine biologico, innanzitutto, e deve considerare secondo tre accezioni fondamentalmente. Quindi c'è un sesso in qualche modo che è relativo a quelle che sono le espressioni dei genitali esterni, e questo è un sesso anatomico. Esiste poi un sesso invece che è relativo alle gonadi, cioè a quelli che sono gli organi deputati alla produzione dei gameti, quindi per la trasmissione, quindi testicoli nel maschio e ovaie nella femmina. E poi esiste, diciamo, un sesso cromosomico altrettanto importante. Vedremo proprio in questa chiacchierata quanto poi conti. Dall'altro canto abbiamo invece il termine gender o genere, in inglese si riporta gender, ormai molto usata come terminologia, che ha dei risvolti fondamentalmente sociali e ambientali per certi aspetti, per quelle che sono le esperienze. In realtà si considera un ruolo di genere che è fondamentalmente un insieme di comportamenti, di manierismi sociali propri di una persona, l'identità di genere, che invece a tutti gli effetti è quel sentimento di appartenenza a una determinata diciamo categoria femminile o maschile, e infine un orientamento sessuale che va considerato come una responsività anche erotica in termini di attrazione verso diciamo un membro di una del maschile o femminile. Quindi da questo punto abbiamo le idee ben chiare, almeno sulla segmentazione tra il concetto sesso e genere. E quindi ora da fino avanti utilizzeremo i termini in maniera forse anche più precisa. Tutte queste variegate differenze sessuali sono poi geneticamente determinate? L'aspetto, la domanda è un fulcro essenziale di questa chiacchierata, perché effettivamente bisogna vedere che cosa determini l'espressione di tutto questo. Se rimaniamo a livello di differenze sessuali, importantissimi sono i cromosomi, ma vedremo che gli stessi arrivano a in qualche modo caratterizzare anche a distanza, quindi oggi noi parliamo di cervello e arriveremo anche a dimostrare che non è che lo caratterizziamo solo con gli aspetti secondari, insomma, legati al sesso. I cromosomi, come penso sappiate, sono 23 coppie nella specie umana, ma due sono quelli che contano dal punto di vista sessuale e sono conosciuti come cromosoma X e cromosoma Y. In secondo livello, vedremo poi che avremo diverse interconnessioni tra questa prima parte e questo secondo aspetto, cioè ci sono gli influssi dettati dagli ormoni sessuali. Gli ormoni sessuali in testa, tutti sappiamo, cioè il testosterone da un lato e gli estrogeni dall'altro. Bene, questi sono in grado in qualche modo di attivarsi al punto di arrivare anche a livello cerebrale e caratterizzare alcune parti del cervello, in qualche modo anche a dare delle modificazioni strutturali da questo punto di vista. La cosa interessante è che il cervello, da questo punto di
diciamo, di vista legato strettamente agli ormoni, in qualche modo è in grado di avere una regolazione, in inglese si dice feedback, cioè a ritroso, per regolare gli stessi ormoni. Siccome il cervello è il nostro organo con il quale noi relazioniamo, stiamo principalmente diciamo nella nostra vita reale, è ovvio che siamo influenzati da quello che riceviamo, e questo tipo di dialogo che ha con la modulazione degli ormoni in qualche modo controlla quelli che possono essere i cambiamenti, ed è un primo accenno che vi faccio a come l'ambiente anche in qualche modo può interferire su modificazioni possibilmente anche cerebrali. Quindi il passaggio è finale con il terzo punto che conta in tutto questo processo di differenziazione sessuale, che è la struttura vera e propria del cervello, perché è vero che noi modifichiamo le aree cerebrali, ma questo tipo di modificazione, che poi vedremo, è plurima, non è dettata solo dalla genetica in qualche modo, ma anche dall'ambiente, poi di fatto essa stessa, per sua modificazione, può influenzare nella vita quello che può essere il cambiamento del dimorfismo, cioè delle differenze sessuali tra un cervello maschile e un femminile. Io credo che ci piacerebbe capire se comunque le differenze di comportamento sesso specifiche, cioè il modo diverso di comportarsi nel maschio e della femmina, è legato a delle vere e proprie differenze a livello del cervello, del sistema nervoso centrale. Una prima considerazione in questo senso va esposta ancora partendo dai cromosomi. I cromosomi, noi sappiamo che nella donna sono XX. Una prima valutazione sta nel fatto che già in epoca embriogenetica, cioè nella fase dell'embrione, ancora nella pancia della mamma, come anche nelle prime fasi di vita, un cromosoma X in qualche modo viene escluso. Mentre nel maschio la presenza del cromosoma X unico, perché è XY nel maschio, è attiva. Quindi noi ci troviamo delle cellule maschili che hanno un cromosoma X e uno Y, dove l'X è attivo e l'Y è attivo. Quelle femminili, nelle cellule femminili, un solo cromosoma X è attivo. Questo cosa ci porta a dire, da un certo punto di vista? Che il cambiamento che noi ritroviamo in un piccolo soggetto alla nascita e che diventerà un uomo o una donna, in realtà è molto molto più influenzato dalla presenza o meno del cromosoma Y rispetto a quello del cromosoma X. Noi potremmo avere tanti X, ma di fatto ne useremo sempre uno. Questo tipo di situazione ha portato anche a vedere cosa c'è che cambia esattamente sul cromosoma Y, ed è un piccolo gene che si chiama SRI, che è Sex Determining Region, cioè una regione che determina il sesso. Bene, questo gene nel suo presentarsi dà vita a una proteina che cambierà esattamente da un lato i genitali e dall'altro anche determinate strutture a livello cerebrale. Quindi questo tipo di situazione parte proprio sin dalla nascita. Scusa, ma hai detto una cosa del tipo che, insomma, si parte X e poi l'uomo si differenzia con la Y, come se ci fosse un substrato, cioè, viene prima il femminile, dici una volta per tutte che nasce prima la donna. Ne alzi la palla, perché effettivamente il programma base è femminile. Quindi noi partiamo che potenzialmente siamo tutti donne. Questo è un buon punto. Quindi, se il programma base è femminile, è proprio l'azione di un gene poi nell'Y che cambia questa strategia ed impedisce che ci sia una differenziazione in senso femminile. Questo sì, è completamente vero. Sull'aspetto invece proprio di dire quanto è genetico e quanto è diciamo ambientale, teniamo conto che dalla genetica molte influenze arrivano attraverso i mediatori principi, che sono appunto gli ormoni, e anche questi sono influenzati da situazioni direi proprio anche ambientali, che contemplano a tutti gli effetti anche delle realtà strutturali all'interno del cervello. Scusa, ma io mi immagino, cioè, a proposito di differenze anatomiche, strutturali e comportamentali, che sono stati fatti degli studi diciamo negli animali, in esseri un po' più studiabili, diciamo, da questo punto di vista dell'uomo, cosa si sa di loro? È innegabile che la ricerca anche sull'animale è importante e ci insegna tantissime cose.
innanzitutto delle caratterizzazioni che rimarranno sempre specie specifiche in alcuni casi, quindi non sono, diciamo, estrapolabili dall'uomo, certo. Non è, questo non mi sembra la banalità storica, no? Che un topo non è un uomo, però da questo punto di vista dobbiamo tenere conto che in realtà certi comportamenti sono estremamente informativi, perché ci fanno capire come funziona il sistema. Pensiamo alla nocerina della frutta, che è la drosophila megalonoblaster, che è così chiamata, ma alla fine è un moscerino che ritroviamo in giro, no? A volte quando lasciamo la frutta anche sul tavolo per un po' di tempo. Bene, è stato studiato tantissimo da questo punto di vista. E la sua, diciamo, affermazione sessuale in senso maschile o femminile, in questo caso, è regolata assolutamente da dei geni. Cioè, e per la precisione, c'è questo gene FRU, che è così, adesso vi do dei nomi, ma che è alla base dell'orientamento sessuale maschile della moscerina della frutta, e quindi di riflesso anche dei comportamenti. Mi raccontavi delle cose bellissime sul corteggiamento del moscerino della frutta che mi avevano molto affascinato. Così ha dei comportamenti che ovviamente nel moscerino della frutta femmina non ritroviamo, perché lui è come se fosse preparato ad attivarsi in un certo modo da questo gene, volendo guardare. In realtà è stato interessante anche documentare che c'è un altro gene che potenzia questo gene, quindi dà un'affermazione maschile importante, ma siccome il gene FRU non c'è nella femmina, a un certo punto è l'altro gene che dà la caratterizzazione al gatto femminile. In realtà non ci fermiamo a questo, che può essere una cosa importante, perché sappiamo benissimo che il corteggiamento è diciamo, la ricerca del partner essenziale. Pensiamo invece in una specie un pochettino più filogeneticamente più evoluta, cioè gli uccelli, per esempio. Gli uccelli cantano, forse non tutti, ma certo, ma in alcune situazioni certi uccelli cantano che siano maschi, che siano femmine. In alcuni casi invece cantano solo i maschi. Allora, se noi pensiamo perché canta solo, non so, il fringuello di un certo tipo canta solo il maschio, o i canarini tendenzialmente cantano solo i maschi, è perché tutto questo è soggetto a delle situazioni particolari che sono strutturalmente identificabili. In altre parole, ci sono all'interno del cervello del piccolo canarino dei nuclei cerebrali che si potenziano e arrivano ad avere una popolazione cellulare così nutrita che anche può essere 5 volte neuroni, il numero di neuroni della femmina, che di fatto non canta. O addirittura, quindi pensiamo a una modificazione strutturale numerica e consistente del cervello, ma pensiamo anche alla connettività. Noi sappiamo che abbiamo nel nostro cervello delle cellule che, posizionate di per sé, possono fare tante cose, ma se non sono connesse tra loro non funzionano. Quindi tutte le connettività oggi sono importantissime, fortunatamente vengono studiate con delle possibilità che un tempo non c'erano. Pensiamo alla risonanza magnetica funzionale, cioè va a vedere quali sono le vie che si attivano. Quindi ci sono nel fringuello e nel canarino la possibilità di ottenere delle tracce, di identificare delle tracce di connettività tra magari centri vocali superiori, che magari modulano la voce e tutto, in maniera molto più intensa e rappresentata che nella femmina. Che cosa succede da questo punto di vista? Questo tipo di evento è un evento che avviene alla schiusa, cioè a un punto per il quale il piccolo uccello, che sia canarino o fringuello, ha una indicazione a produrre una buona rappresentanza di questi due nuclei, mentre nelle femmine si verifica, naturalmente femmine identificabili con i cromosomi sessuali, uno spegnimento fino alla morte di determinate cellule. Questo perché, come primo passo, è per portarci vicino anche all'idea che la struttura cerebrale inizia ad avere anche delle differenziazioni strutturali di suo. E questo è molto importante. Secondo, se vuoi... Veniamo poi, che mi interessa molto proprio quella delle differenze strutturali, ma volevo capire se, a proposito anche di questi animali, questi esperimenti animali, come si intrecciano poi le prime esperienze di vita rispetto a questi condizionamenti che vengono da motivazioni strutturali?
Perché questo credo che poi ci porti anche molto a quello che succede nell'uomo, dove sappiamo che al di là di come siamo fatti c'è qualcosa che ci condiziona molto fortemente, soprattutto nelle prime fasi della nostra vita. Esattamente. E da questo punto di vista c'è da sottolineare che ci sono eventi, cambiamenti strutturali che si manifestano di per sé, e in quest'altro c'è anche l'altro esempio, per esempio di roditori che sviluppano centri olfattivi importanti, molto, se vogliamo, sesso specifici nel momento in cui vengono stimolati da ferormoni e quindi da eventi esterni. Voi sapete, il ferormone è fondamentalmente una sostanza che viene secreta da un essere vivente per lanciare messaggi, di solito in piccole quantità, ma per lanciare messaggi ad altri esseri viventi. Beh, è alla base, per esempio, di situazioni di reazioni allo stress, oppure anche alla ricerca del partner o di combattimento. Quindi da un certo punto di vista è importante, o addirittura anche nelle difese che può avere una magari una madre nei confronti del salvare i propri piccoli nel momento che si espone a un attacco. Ecco, queste sono strutture che in certe situazioni vengono attivate e possono, se lese, portare a un mancato comportamento. Allora, qui iniziamo a vedere come i comportamenti si caratterizzano all'interno delle specie animali in particolare e come queste siano riconducibili all'esistenza di una determinata struttura. Questo è un po' strutturalmente quello che accade in situazioni ben definite, ma quello che giustamente ti stai portando forse a dire tu, che è molto importante, è ci sono dei cambiamenti che in realtà possono subire delle influenze. È molto interessante, credo, tutto questo continuo dialogo fra quello che siamo strutturalmente e quello che poi l'esperienza di vita, l'ambiente modulano all'interno di questa partenza. Esatto, dopo aver puntualizzato che alcune cose accadono perché devono accadere quasi per un messaggio genetico, vediamo che cosa possa, quale può essere l'esempio di come alcune situazioni si verificano per anche in realtà ambientale. Sempre stando sull'animale, per poi potete coglierete voi stessi come si possa estrapolare facilmente quello che vengo a dire adesso per passare alla specie umana. Ci sono, sempre nei roditori, nei ratti, comportamenti materni particolarmente sviluppati e vengono anche classificati da un certo punto di vista, perché sono fondamentalmente legati all'accudimento importante dei piccoli, all'attenzione, alla protezione, vengono scaldati, vengono in qualche modo riportati laddove si allontanano, quando si allontanano dalla propria base dove c'è il punto di riferimento per la propria abitazione. Cosa succede? Che da un certo punto di vista anche le madri hanno comportamenti che vengono classificati dal punto di vista anche etologico come LG, perché si fa riferimento al leccare e al governare questo tipo di situazione. Bene, ci sono madri, nei roditori, nei topi, che nei ratti per l'esattezza, madri che sono ad alto LG, che hanno un grande comportamento materno. E la cosa interessante, a fronte di madri che sono a basso con LG, chiamiamolo così, ecco, queste madri ad alto LG accudiscono con grande attenzione la propria prole. La propria prole, quando cresce e ritroverà, e alcune femmine si ritroveranno a essere madri, avranno lo stesso comportamento con i loro figli e quindi accudiranno, saranno molto vicine ai bambini, ai loro piccoli, chiamiamoli meglio, e avranno quindi questa tensione positiva. A fronte delle basso LG, cioè quelle madri un po' distaccate dal punto di vista del comportamento dei roditori, che in realtà ritroveremo le stesse figlie che terranno lo stesso comportamento. Questo è abbastanza intuitivo, ci verrebbe da concludere che ancora una volta la genetica dice la sua. La cosa interessante, però, mi permetto di sottolineare, è che se noi dovessimo prendere una piccola e la mettessimo con una madre adottiva che è ad alto LG, in realtà questa, quando sarà grande, diventerà ad alto LG. Così è, signore, diventerà ad alto LG, quindi il che vuol dire che sarà particolarmente accudente con i propri figli.
Allora uno dice, ma la genetica non è tutto, che è quello che volevamo. È un po' meno male, io per esempio sono madre di un figlio adottivo, mi fa piacere che possa incidere pesantemente sulla sua crescita e non sia stata solo la genetica. Questo è vedete che la trasposizione è immediata e intuitiva. La cosa importante è che il tipo di comportamento in qualche modo è ancora sollecitato da degli ormoni sessuali, il comportamento di base. E questi ormoni sessuali agiscono in aree ipotalamiche, perdonatemi la terminologia, ma sono aree del cervello che sono dedicate appunto a dei comportamenti. Ancora una volta vediamo che sono sesso specifici, perché ovviamente è un comportamento materno. Ma la cosa interessante è che può essere in qualche modo traslato, trasportato per esempio, nei confronti di una prole che appartiene a una madre non biologicamente adando LG, e quindi da questo punto di vista sarebbe stata una madre un po', diciamo, fredda. La cosa interessante, e qui apriamo il discorso del legame con l'ambiente, sta nel fatto che ci sono delle situazioni per le quali alcuni geni, per esempio, possono venire attivati, e questa attivazione all'interno dell'organismo umano, questa attivazione può portare, per esempio, a ridurre la produzione di ormoni ipotalamici, cioè di ormoni proprio del cervello. Questi ormoni, spesso quelli ipotalamici, sono collegati all'ansia, alla paura, alla tensione. Quindi che cosa succede? Che il tipo di attivazione è positiva, cioè è attraverso ancora una volta un fattore di transizione che è una proteina, si attiva tutta una serie di eventi per i quali in qualche modo si inibisce, si riduce la produzione di questi ormoni quando questo accade. Succede che in alcune situazioni, ed è il fatto ancora delle piccole madri LG, questi tipi di alterazioni vengono fatte in senso positivo, il che vuole dire che quando si inibisce l'azione di questo gene, ovviamente gli ormoni sono alti, quindi si ottengono delle situazioni di stress, anche le piccole saranno stressate. Poi nelle madri LG che sono accudenti, e questa è la sensazione tattile, teniamo ben presente che passa attraverso questo tipo di situazione, cioè il contatto, la situazione permette di evitare questo tipo di modificazione e far conservare in qualche modo il gene perché possa dare un'azione positiva. Questo fa pensare che ci siano degli eventi che si chiamano epigenetici, e questo è un po' oltre il DNA. È molto affascinante questo. È un po' oltre il DNA, cioè la trasmissione avviene anche per delle influenze esterne. Cioè modificazioni genetiche, esatto, che avvengono per le influenze esterne ambientali, cioè alla fine anche i cromosomi si modificano in funzione di un prolungato e precoce, soprattutto, condizionamento ambientale. E questo si chiama appunto metilazione, che è uno dei processi, ma anche l'acetilazione è un processo epigenetico. Sono dei processi che avvengono a valle del DNA, quindi non c'entra proprio come parte il DNA, ma come viene modificato. Ecco, l'accudimento e le carezze, quindi probabilmente lo stimolo tattile, in qualche modo riporta a una demetilazione, riporta quindi a far funzionare il gene protettivo. Questo credo sia molto adesso bello. Però scusami, ma io ti vorrei fare la domanda un po' clou di questo discorso, di questa chiacchierata. Ma il cervello ha un sesso? Cioè guardiamo adesso le differenze anatomiche, guardando dei cervelli di maschi e femmine, noi troviamo delle differenze? Allora, la risposta è assolutamente sì. Il problema è il peso di queste differenze. Allora, il cervello innanzitutto è differente, se vogliamo partiamo dall'aspetto macroscopico, per il peso. Ma uno direbbe, ma questo è troppo semplice, perché voglio dire, pesa 1200 grammi il cervello femminile, 1350 quello maschile, però forse l'uomo è un pochettino più grande della donna, e infatti si azzera da questo punto di vista la differenza di peso, però è stata cercata.
perché a peso spesso si fa riferimento a contenuto. Allora, effettivamente è stato dimostrato che ci sono delle differenze anche in termini di popolazione. C'è una, magari una maggiore rappresentanza della corteccia, quindi delle cellule neuronali nell'uomo rispetto alla donna, ma è tutto proporzionato anche a queste differenze. Il problema vero, anche alla luce di quello che vi ho detto, è come possa cambiare l'azione in maniera specifica, cioè che sia un effetto funzionale, come tradurre queste differenze anatomiche che nel microscopico sono documentate, perché vi ho detto l'aspetto canoro degli uccellini che hanno una rappresentanza maggiore di determinati nuclei. Effettivamente gli ormoni possono potenziare anche determinate aree del cervello, fino ad incrementarne il numero dei neuroni, le dimensioni, fino ad incrementare la connettività, abbiamo detto, e ad incrementare anche quindi quelle sinapsi che tanto citate sono e tanto importanti. Sì, sono per quella che è il benessere funzionale del nostro cervello. Noi sappiamo che se perdiamo sinapsi, però quindi mi sembra di capire che non abbiamo chiare le correlazioni fra queste differenze anatomiche e le differenze di comportamento, non si è riusciti bene a stabilire quella differenza e quella responsabile di perché l'uomo si comporta così e la femmina no. È ancora un argomento un po' venire di studio. Dici bene, perché nell'uomo il meccanismo che soggiace, o i meccanismi che soggiacciono a quale tipo di diciamo di filiera, cromosoma, quindi genetica, ormoni, struttura cerebrale, cioè come tutte queste interazioni poi si traducono in un comportamento sesso specifico, non è ancora completamente compreso. Si sta imparando molto perché effettivamente si trovano delle differenze, sono innegabili e abbiamo visto gli esempi che vi ho portato nell'animale, però da questo punto di vista non si riesce a giungere a una netta conclusione. Un aspetto però interessante che vorrei sottolinearvi è uno studio che è avvenuto in tempi recenti su il comportamento dei primati, che sono più vicini a noi. Non si può dire se sono partiti dal moscerino della frutta, me ne scuso, ma ha la sua importanza. Allora, il comportamento dei primati, per esempio nei maschi, è abbastanza intuitivo, è di fatto caratterizzabile da una reattività, da una disponibilità alla reazione rissosa, ma più che altro difensiva, l'aggressività. E mentre nella donna c'è sempre questo aspetto della protezione verso i piccoli, ma anche della socializzazione. E questo è estremamente interessante perché si è visto che le aree che soggiacciono a questi comportamenti sono diverse nel primate maschio rispetto alla femmina. Per esempio nel primate maschio ci sono dei centri nervosi che non limitano, non controllano, non modulano l'aggressività. Cioè, come per dire, se devi essere aggressivo, sii aggressivo. Mentre nella femmina, che ha una vita sociale molto più intensa, si ha un incremento anche del manto grigio, quindi la corteccia cerebrale, è dove ci sono le cellule. Come se questo tipo di azione in qualche modo rende più elevato il suo comportamento sul piano sociale. Meno brutale, naturalmente. No, però anche è vero che ci siamo avvicinati molto all'uomo, perché io credo che questo aspetto proprio delle relazioni sociali sia ben osservabile anche nella società degli umani tra femmine e maschi, le modalità anche di relazione sono diverse e capisco che ci sono delle buone ragioni perché sia così. Senti, ma parliamo un attimo di malattie, che credo che è una cosa che un po' ci interessi. Io nel fare questa revisione della letteratura di cui parlavo prima ho scoperto che ci sono molte differenze a livello epidemiologico nella manifestazione e nello sviluppo di alcune malattie neuropsichiatriche fra il maschio e la femmina. Cosa ci puoi dire in questo senso? Allora, sul piano epidemiologico effettivamente si trovano delle differenze, non tutti i maschi non sono affetti così sistematicamente in maniera equipollente alle femmine di determinate malattie. Parlando per esempio delle malattie, chiamiamole
in senso lato psichiatrico, dove diciamo c'è la rappresentazione dell'ansia, della depressione, dell'umore. Queste sono, penso che magari si possa anche sapere, disturbi affettivi, chiamiamoli disturbi affettivi, sono più rappresentati nella donna. Questo è un dato che emerge. Se stiamo sul piano più organicistico e pensiamo per esempio a patologie dove, che sono sostenute dalla neurodegenerazione a tutti gli effetti, questo per esempio, ci sono degli elementi molto contrastanti, perché per quanto riguarda l'Alzheimer questo è innegabilmente più presente nella donna, anche in questo caso, e si imputa alla neurodegenerazione, cioè in chiave che si affaccia anche perché vengono meno gli effetti protettivi degli estrogeni. Quando è nell'uomo talvolta si vede anche una correlazione che c'è un pochettino più aggressiva da un certo punto di vista, però è meno rappresentata nell'uomo la malattia. Nel Parkinson è il contrario, cioè per esempio è più rappresentata nell'uomo e meno nella donna. Quindi da questo punto di vista è molto importante essere sensibili nell'analisi di questi dati, perché tutto sommato è un po' la ragione per cui è nato questo tipo di interesse anche di differenziazione legata a, per esempio, agli ormoni sessuali, che potrebbero essere protettivi in alcuni casi e diventano meno in altri. Mi aveva un po' preoccupato vedere che al di là della vera e propria malattia di Alzheimer anche il declino cognitivo tende a essere più precoce e più rapido nella femmina, però di nuovo mi viene anche da pensare, questo riguarda anche la depressione, quanto c'entrino differenze sessuali e quanto condizionamenti ambientali. Sappiamo che un po' storicamente, e adesso si va un po' modificando, ma diciamo ancora, la femmina può avere diversi motivi, sia per essere più incline alla depressione, se vuoi storicamente lo stare più in casa, doversi occupare della famiglia, di meno contatti esterni, meno. E il declino cognitivo, di nuovo, la minore stimolazione può portare forse a una. Quindi, di nuovo, quanto c'entrano le differenze di sesso e quanti condizionamenti ambientali. Ma questo è un buon punto anche alla luce di quello che vi ho detto che accade nei primati. Per esempio oggi nelle malattie neurodegenerative, che è un po' la svolta epocale, possiamo parlare di prevenzione. E la prevenzione, guarda caso, sta proprio nel attivare una buona riserva cognitiva e muoversi quindi nel contesto anche sociale in maniera molto attiva. Ricordate, diciamo, le scimpanzé, ovviamente le scimpanzé femmine, che possono a tutti gli effetti migliorare la loro struttura cerebrale grigia, che è quella contenente le cellule, proprio socializzando, intervenendo molto in questo senso. Bene, mutatis mutandis, anche nell'uomo più si è sociali e più si incrementa la riserva cognitiva, quindi anche dal punto di vista approfondire e conoscere, noi stimoliamo il nostro cervello, quindi noi possiamo anche cambiare dei comportamenti, questo ovviamente poi gioca che ruoli hanno nella società gli uomini e le donne, ma possiamo cambiarli con l'attività fisica, con l'attività, diciamo, il training cognitivo e così via. E il nostro cervello risponde a delle sollecitazioni. Allora, l'abbiamo dimostrato proprio con degli esempi molto focali, ma possiamo pensarlo all'interno di una società, quanti stimoli noi possiamo avere, positivi e negativi. Quindi, come si suol dire, cercare di ottimizzare quelli positivi, e da questo punto di vista esistono proprio delle profilassi perché non si sviluppino delle malattie. È molto più facile pensare a quelle cardiocircolatorie, ma anche il cervello quindi può essere in qualche modo protetto, perché cambia qualcosa dall'ambiente come effetto. Verrebbe da dire, donne, facciamoci trovare preparate di fronte al declino cognitivo che ci minaccia con grande stimolazione intellettuale. Diciamo che c'è anche un altro aspetto, che ovviamente malattie neurodegenerative in alcuni casi sono età correlate e voi avete dato la donna vive di più questo vantaggio. Senti, ma perché adesso c'è tutto questo interesse a distinguere anche dal punto di vista delle malattie tra i sessi? Perché mi sembra che ci sia una certa pressione, tra l'altro anche da parte delle autorità regolatorie che approvano i farmaci,
a studiare questi farmaci in modo specifico nei due sessi, perché è sempre stata tradizione studiare il farmaco in popolazioni che erano prevalentemente maschili, con caratteristiche di peso, e abbiamo visto ormonali, anatomiche diverse. Perché adesso c'è questo interesse a distinguere tra i due sessi anche dal punto di vista farmacologico? Questo è importante perché ricade proprio su patologie che non sono ovviamente legate alla sfera sessuale in primis, c'è un'attenzione particolare. L'attenzione nasce dal fatto che in qualche modo si è molto 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 più attenti a quelle che sono le variabili che una persona può presentare nel momento che si presenta a essere trattata, se vogliamo, anche dal punto di vista farmacologico. Noi sappiamo da questo punto di vista che ci stiamo muovendo con una deriva estremamente interessante, non ancora magari ben definita, ma verso la medicina di precisione, che è una medicina di stratificazione, cioè noi caratterizziamo per determinate particolarità gli individui che andiamo poi a trattare con qualsiasi farmaco. Questo naturalmente diventa medicina personalizzata. La personalizzazione non può prescindere da un'identificazione sessuale, e potrebbe essere interessante vedere se la variabile sesso, cioè maschio e femmine, in qualche modo possa incidere. Sappiamo che ci sono strutture per esempio diverse all'interno del cervello che sono più potenziate in un individuo di sesso maschile rispetto a un individuo di sesso femminile. Ci sono aree proprio come quelle frontali, quelle ipotalamiche, che sono più rappresentate nella donna, e aree magari invece più dell'area della zona sensitivo-motoria nell'uomo. È ovvio che se ci sono, fossero e ci sono patologie che elettivamente colpiscono determinate aree cerebrali, ci si pone anche questo tipo di problemi. Questo perché può influenzare per esempio l'esito ultimo di uno studio farmacologico, se non si dovesse tener conto di queste variabili, ma che saranno sempre più elevate in termini di numero, perché più caratterizzeremo la persona, più sceglieremo la medicina ideale. Si va sempre più verso la terapia individualizzata, tagliata su misura, e mentre in passato, insomma, anche solo sul piano del dosaggio, le terapie erano un po' unisex, diciamo. Adesso che si va verso questa personalizzazione, abbiamo visto che gli effetti collaterali, le risposte ai farmaci anche in termini di tollerabilità sono abbastanza diverse tra maschi e femmine. Ci vuole un po' più di precisione nello studio delle medicine. Senti, ma in conclusione, allora, che cosa sappiamo e che cosa non sappiamo ancora di queste differenze di genere nel cervello? Allora, non sappiamo probabilmente qualcosa che sia conclusivo sul tema, quindi il tema è aperto e ha fatto dei passi rilevanti perché focalizzando l'attenzione su questo tema si è scoperto molto negli ultimi 20 anni, diciamo. Sappiamo che i meccanismi che traducono questa progressione, questo effetto un po' di plasmare il cervello all'interno dell'uomo o della donna passano sicuramente attraverso quello che è l'impianto genetico. Questo si traduce spesso e volentieri con dei mediatori potenti che nascono fin dall'embriogenesi e l'inizio della vita, che sono gli ormoni sessuali, ma poi esistono anche delle modificazioni attive legate all'interno di strutture per effetti ambientali, e questo non può che rendere tutto più complesso e impedire al momento una correlazione specifica su quelli che possono essere anche delle caratterizzazioni legate a identità di genere o orientamento di genere. Questo non lo possiamo ancora definire. D'altro canto, mi sarei portato anche così per sottolineare e concludere questo tipo di carrellata, che sicuramente ci riserverà magari altre note interessanti per il futuro. In epoca di giorni di persone che sono state celebrate per il Nobel, tra dibattiti ad oltranza e varie posizioni acquisite, parliamo invece di Rita Levi-Montalcini, che tutti voi conoscete, che è stato un Nobel importante per noi e che il caso voluto si è occupata moltissimo di neuroscienze. Ricordo un'intervista nel 2008 fatta da Rita Levi-Montalcini,
di Montecini, dove disse: ci sono delle differenze tra uomo e donna, anche a livello neurale, da questo punto di vista. Però dobbiamo tenere presente che il capitale cerebrale è lo stesso. Forse dobbiamo anche tenere presente che questo capitale cerebrale è stato storicamente represso in un caso e diciamo, è molto sostenuto e incoraggiato nell'altro.